Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio canale, io sono Moira e oggi continuiamo il gameplay di Assassin's Creed. Ci eravamo fermati qui dove un nostro amico ci ha detto che il maestro ci sta aspettando. E allora andiamo a raggiungerlo. Intanto magari ci guardiamo anche un po' attorno. Posso salire? Sì. Ecco, il bello di questo gioco è che cioè, si può salire, ci si può arrampicare ovunque. No, non ci sono limitazioni da questo punto di vista. Finirà per farsi male. Quando succederà, non lo aiuterò. Dunque, di là, Che sta sì. facendo? Cerchiamo di non urtare nessuno. Ok, quindi questo dovrebbe essere tipo la nostra, il nostro forte, insomma. Allora, limitazione della fortezza e l'uso delle armi limitato al recinto dell'addestramento, va bene. Dai, è un onore. Il maestro attende all'interno. Grazie. Ah, eccolo lì. Aspetta. Ok. Altair, maestro. Vieni avanti. Dimmi della tua missione. Non è andata Credo molto che tu abbia bene. recuperato il tesoro dei Templari. C'è stato un contrattempo. Roberto di Sable non era solo. Quando mai il nostro lavoro va come previsto? È la nostra capacità d'adattamento che ci rende ciò che siamo. Questa volta non è bastata. Che vuoi dire? Vi ho deluso. Il tesoro? L'hanno preso. E Roberto? Fuggito. Io mando te, il mio uomo migliore, a svolgere la missione più importante di qualunque altra prima d'ora. E tu ritorni da me con nient'altro che scuse e giustificazioni? Io... Non parlare! Non un'altra parola! Non è questo ciò che mi aspettavo. Dovremmo organizzare un'altra forza. Vi giuro che lo troverò, maestro. Andrò a... No! Tu non farai nulla. Hai fatto abbastanza. Dove sono Malik e Kadar? Morti. No! Oh, il nostro compagno! Non morti. Malik. Io vivo ancora. E tuo fratello? No. Per colpa tua! Mi hanno spinto fuori dalla sala. Non potevo rientrare. Non potevo fare niente. Perché non hai voluto darmi ascolto? Questo si poteva evitare! E mio fratello? Mio fratello sarebbe ancora vivo! Oggi la tua arroganza ci è quasi costata la vittoria. Quasi? Ho ciò che il vostro prediletto non è riuscito a trovare. Ecco. Prendete. Anche se il tesoro non è l'unica cosa che mi sono portato dietro. Maestro! Siamo sotto attacco! Roberto di Sable cinge d'assedio il villaggio di Masyaf! Dunque cerca lo scontro. Molto bene, non lo deluderò. Vai, informa gli altri. La fortezza deve essere pronta. Quanto a te, Altair, la nostra discussione dovrà attendere. Raggiungi il villaggio. Annienta quegli invasori. Scacciali dalla nostra casa. Sarà fatto. Avanzamento rapido, un ricordo più recente.
Ok, siamo sotto attacco. Corri però. Oh, ok. Qua c'è già qualche morto, qualche ferito. Sì. Altair, fortuna che sei arrivato, ci serve aiuto. Che è accaduto? Templari hanno attaccato il villaggio. Molta della nostra gente è fuggita. Molta, ma non tutta. Cosa ti serve che faccia? Distrai i Templari. Distrai? Tienili occupati mentre io salvo quelli ancora all'interno. Come desideri. Ok, allora. Oh, si è fatta male. Ah no, è un uomo. Sono tutti uguali. Armi. Seleziono la spada. Spada 3. Ok. Ma devo combattere? Non so come si combatte. Ok, 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 fermi tutti. Allora, contro. Non fatelo scappare. No, contro. Oddio, cosa ho fatto? Sto premendo tasti a caso. Come? Come è accaduto? Ah! Oh, vai! Ok, altri? Sì. Ok. Un altro. Ma sono bravissima! Ok, andiamo avanti. Eccolo. Ah. Ok, altri? No, di qua. Dove, 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 dove? Eccolo. Ah. No. Ok. Andiamo avanti. Vediamo se ce ne sono altri. Dove? Lì. Fate passare. Ok. Altri. Andiamo qua. Sì, eccoli là. Fermate l'attacco e tornate a Masiacqua. Ordine di Almolimbo. Ah, dobbiamo tornare indietro. Ok, abbiamo distratto i Templari abbastanza. Torniamo al forte. Vieni, Altair. Dove? Al Mualim non ha ancora finito con noi. Dove stiamo andando? Lassù. Abbiamo una sorpresa per i nostri ospiti. Fai esattamente come me. Ok. Vedrai che presto capirai tutto. Su. Aspettami. Vai su quella piattaforma, Altair. Mangiatori d'erbe! Pagani! Rendetemi ciò che mi avete rubato! Non ne avete diritto, Roberto! Ritiratevi prima che sia costretto ad assottigliare i vostri ranghi! È un gioco pericoloso il vostro! Vi assicuro che non è un gioco! Ebbene sia! Portate l'ostaggio! No! Ah. Povero ostaggio! Il villaggio è in rovina e le vostre scorte non sono infinite. Quanto impiegherà la vostra fortezza a cadere? Che faranno i vostri uomini quando i pozzi saranno secchi e il cibo esaurito? I miei uomini non temono la morte. La colgono con gioia, con le ricompense che reca.
Bene! Allora li accontenteremo! Seguimi, e senza alcuna esitazione. Dove? Mostrate a quello stolto che significa non avere paura! Andate con Dio! Ma anche no! Ah, salto della fede! Oddio! Premi... Ma devo... Cioè, mi imbutto nel vuoto? Vabbè. Aspetta. Come si fa? Ok. Ah! Qualcuno si è fatto male. La gamba! Ah, la mia gamba! Zitto! Altrimenti i templari ci sentiranno. Male? Abbastanza. Io resto qui ad aiutarlo. Devi procedere senza di noi. Okay. Quelle funi dove? Ti porteranno a una trappola. Vai a farla scattare. Fa piovere la morte sul nemico. No! Ah! No! Stavo proprio per dire, vedi, di non cadere. Allora, scalare. Vabbè, l'avevamo già fatto prima. Cioè, prima, nell'episodio precedente. Non so già come si fa. Ah, di qua. Su. Su. Di qua. No. Di qua, sì. Ok. Attaccare. Sei stato bravo a respingere Roberto da qui. Grazie. Le sue forze sono in rotta. Passerà molto tempo prima che torni a infastidirci. Dimmi, sai perché hai avuto successo quest'oggi? Hai ascoltato. Se avessi fatto altrettanto al Tempio di Salomone, Altair, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Ma ho fatto come richiesto. No, hai fatto come ti pareva. Malik mi ha detto dell'arroganza che hai dimostrato, del tuo disprezzo per i nostri principi. Che state facendo? Esistono regole. Non siamo niente se non obbediamo al credo dell'assassino. Tre semplici dogmi. Che tu sembri avere scordato. Te li rammenterò. Primo e più importante. Trattieni la lama dalla carne degli innocenti. Lo so. E trattieni la lingua finché non ti do licenza di usarla. Se conosci così bene questo principio, perché dunque hai ucciso il vecchio nel tempio? Era innocente. Non c'era bisogno che morisse. La tua insolenza non conosce limiti. Rendi il tuo cuore umile, ragazzo. Lo giuro che te lo strappo dal petto con le mie stesse mani. Il secondo principio è quello che ci dà forza. Nasconditi alla vista. Confonditi tra la gente così da diventare un tutt'uno con la folla. Te ne ricordi? Perché da quanto ho saputo hai scelto di esporti, attirando l'attenzione prima di colpire. Terzo e ultimo principio. Il peggiore dei tuoi tradimenti. Mai compromettere la confraternita. Il senso dovrebbe essere ovvio. Le tue azioni non devono mai esporci a pericoli, diretti o indiretti. La tua condotta egoistica a Gerusalemme ha messo tutti noi a repentaglio. Ancor peggio, hai condotto qui il nemico. Ogni uomo che abbiamo perso quest'oggi è caduto a causa tua. Mi dispiace. Davvero. No, cosa vuoi fare? Ma non posso tollerare il tradimento. Metti via quel coltello. Non sono un traditore. Le tue azioni parlano altrimenti. E
perciò non mi lasci altra scelta. No! La pace sia con te, Altair. Ma no! Ah! Ah! No! Vabbè, ma se mi uccidono il personaggio, con chi gioco adesso? Sta mostrando un livello di adattamento molto superiore agli altri soggetti. Lo faccio uscire comunque. È stato dentro troppo a lungo. No, no! Siamo ancora lontani da dove dovremmo essere. Meglio non rischiare. Un paio d'ore, che sarà mai? Discutiamone in sala conferenze. Diamo a Desmond un minuto per sgranchirsi le gambe. Sì, grazie. No, non vedo perché dovremmo. Dottore, la prego. Bene. Ok, allora adesso siamo Desmond. Che faccio? Ah, non posso neanche cambiarmi. E a me non piace che lei rischi di ucciderlo prima che il lavoro sia terminato. Anche per questo c'è una parola. Stupidità. Lucy, non è una decisione mia. Non sono io a fissare le scadenze, ma sono abbastanza furbo da non sfidarmi. Vuole fare la fine di Leila? So che l'incidente ha innervosito tutti. Ed è per questo che non c'è il tempo di coccolarlo. Se lo spinge troppo oltre, si chiuderà in se stesso e non otterremo niente. Adesso non abbiamo niente. Ma lo avremo. Deve soltanto avere un po' di fede. Va bene, ma voglio che ritrovi il modo di prolungare la sua permanenza. Non possiamo fermarci ogni volta che il ragazzo suda. È già abbastanza seccante star qui a trafficare con tutti quegli inutili ricordi. Però è possibile. Non ho ancora ben capito qual è lo scopo di questi... cioè... di questi studi, dei ricordi. Anche perché, insomma, no, cioè, non mi hanno spiegato niente. Ok, scappiamo! Per oggi abbiamo finito, signor Miles. Torni nella sua stanza e si riposi. Non posso uscire, no. Adesso! No! Sta uscendo lei? Posso uscire anch'io? Adesso mi metto qua. No, non va avanti. Ok. Andiamo a vedere se la tipa qua fa qualcosa. Aspetta! Dove vai? Aspetta! Ok. Quindi sei davvero un assassino? Come Altair? Sì e no. Che vuoi dire? Avrei dovuto esserlo, ma sono scappato dalla fattoria quando avevo 16 anni. La fattoria? Sì, è così che chiamavano il posto in cui sono cresciuto. La fattoria. Come Masyaf, credo. Solo non così... tetra. Una piccola comunità in mezzo al niente. Eravamo una trentina a vivere, come dire, fuori dagli schemi. Perché? Pensavo che i miei fossero solo degli hippie fuori di testa, che cercavano di resistere all'autorità. Mio padre parlava in continuazione dei nostri nemici, che ci avrebbero cercato, che dovevamo essere pronti. Nessuno è mai arrivato, però. Non è mai successo niente. Perché sei scappato? Non potevo mai uscire dal complesso. Hai idea di come ci si senta essere intrappolati in un posto, sapendo che c'è un intero mondo che non riuscirai mai a vedere? Non ti mancano i tuoi genitori? No. Per come la vedevo io, non erano i miei genitori. Erano i miei guardiani, e io il loro prigioniero. Sembra che volessero soltanto proteggerti. Con quello che è successo, non lo so. Forse avevano ragione. Scusa. Non volevo rivangare il passato. Non importa. Mi dà qualcosa da pensare. Cerca di dormire un po'. Domani sarà una giornata lunga per tutti. Ok. Ciao. Oh. Aspetta.
ho una domanda per te prima di ritirarmi. Dimmi. Come hanno fatto a trovarmi? Insomma, sono 10 anni che non mi avvicino a un altro assassino. Hai usato il tuo nome? No, mai prima di oggi. Carte di credito? Solo contanti. Il telefono? E chi chiamavo? La patente di guida? La motocicletta. Passione fatale. Ecco la risposta. Foto, impronte digitali. Questa è una casa farmaceutica. Che c'entra l'abstergo col registro veicoli? Desmond, questa gente è dappertutto. Loro... mi spiace, non posso proprio parlarne. Ok. Ok, non possiamo più fare altro. Ho sentito una porta aprirsi. Ah, questa. Merda, mi hanno chiuso dentro. Ok. Qua, niente. Qua. No, niente. Sai una cosa, Doc? Svegliarsi con lei che mi osserva è abbastanza inquietante. Ha vegliato su di me mentre dormivo? Vegliamo sempre su di lei. Ora si alzi, abbiamo molto da fare. Chissà chi dovrà uccidere oggi. Non faccia il gradasso. Il suo antenato aveva quasi ragione, signor Miles. Se la morte di pochi uomini malvagi, peraltro, poteva salvare quella di altre migliaia, beh, mi sembra un sacrificio accettabile. Perché dice quasi? Non sono andati fino in fondo. Per usare un'analogia abbastanza frusta, la corruzione non è diversa dal cancro. Rimuovi i tumori, ma se non riesci a curare l'origine, beh, al massimo guadagni tempo. Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico. Chimica per le masse. Educazione. Rieducazione, per essere precisi. Ma non è facile. E non sempre funziona. Mi faccia indovinare. Avete una soluzione migliore. Qual è allora? Non vorrà che glielo dica. In realtà sì, però vabbè. Ok, allora. Continuiamo. Anche no. No, beh, io direi magari di continuare la prossima volta. Ma sì, dai. Allora, fermiamoci qua. È ora di avviare il programma. Mettete un mi piace, un commento se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al mio canale e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!